Madonna mia, belle ghiotte ste video. Clicchi sopra perché devi prendere il tuo bel taccuino e annotare per poi copiare e incollare. Sono solo spunti per Vinci Bacco, sono solo spunti. Mi mandano in privato, non capisco perché, sul mio Instagram, screenshot, studenti non paganti peraltro, di numeri che prendono, grazie ai video di Playlover. Numeri che prendono copiando e incollando ciò che vedono nei video di Playlover. Funziona? Sì. Il nostro metodo funziona, non avremmo avuto tutto questo successo. Stai imparando? Sei bravo? No. Perché? Perché stai utilizzando i consigli in una maniera sbagliata. L'ercia è imbrattata di letame. Quello che noi facciamo, che proviamo a fare, non è farti ottenere il risultato, un risultato con la nostra testa, ma è farti ottenere un risultato con la tua testa, la tua, amico, prendendo spunto dai nostri video. È diverso. Saper fare le domande giuste ad una ragazza ti permette di farti percepire come essere superiore rispetto a tutti quegli uomini che invece snobbano le potenzialità di assemblare una frase e una domanda perfetta. Una domanda giusta fa aprire una ragazza, la fa parlare tanto, la fa investire nella conversazione. Ti permette di essere considerato come diverso, esattamente perché comunichi in una maniera diversa. Queste domande quindi sono volte ad avere riscontri diversi. Facciamo un gioco, voglio testare un po' il tuo sesto senso. Che cosa capisci di me che non ho specificato nel profilo? Vediamo se azzecchi qualche sfumatura. Punto esclamativo. Questo messaggio ti permette di far investire la ragazza. E lo fa in una maniera originale, sotto forma di sfida, esattamente come insegniamo ai nostri studenti che lavorano in coaching, che comprano videocorsi, che comprano ogni giorno corsi dal vivo. Altra domanda. Sono molto appassionato di film. Quindi domanda particolare che però mi farà capire molto, a seconda di come risponderai. Se la tua vita fosse un film, quale sarebbe? Puoi lavorare con la tua testa e quindi cambiare film, quindi la parola film nella frase, con musica, piatto culinario, canzone, via dicendo. Questo ti permette di conoscere la ragazza sotto un punto di vista diverso. Altra domanda, che lavoro volevi fare quando eri piccola? E poi quando risponde, chiedi motivazione. Altra domanda, qual è la serie TV che ha segnato la tua infanzia? Io ho le mie predilette. Volevo capire se combaciavano. Sono cose importanti, punto esclamativo. Questa è una domanda che si immerge nei gusti personali della ragazza e quindi tratta un argomento molto diffuso e va a pescare quindi i ricordi della sua infanzia. Crea comunanza e vicinanza. Partiamo da qua.